All'orizzonte vedo lo scoglio del pan di zucchero, più giù i tre scogli davanti al paese di Nevida e Masua. Siamo sulla costa occidentale della Sardegna, regno del maestrale, ma oggi è assente. Delle tante uscite, preparo l'attrezzatura, controllo tutto e vai. Dopo pochi metri sembra di essere in un acquario, l'acqua è pulitissima. Vado verso la scogliera. Incredibile. Una vecchia ancora di Porto Flavia indica che qua una volta si avvicinavano le navi per caricare il carbone, ma oggi non c'è più niente. Vado verso questa piccola grotta e sulla destra vedo una grossa cicala, ormai protetta e sempre più rara. Questo gabbiano sembra che ce l'abbia con me, protegge il nido e mi viene addosso in continuazione. Non vedo pesce, ma la trasparenza dell'acqua è incredibile. Fondale a strapiombo presenta ogni tanto delle piccole frane. Ma non c'è un filo di corrente, sembra tutto fermo. Il tremolio dell'acqua indica l'acqua gelida, eppure c'è tutto, la mangianza. Ma non si vede un pesce.
Mi sposto, vado sempre avanti seguendo la scogliera. Che scogliera. Preparo l'immersione verso una grotta conosciuta. La trasparenza dell'acqua è incredibile. Sembra che l'acqua non esista. Il fondo è di fango. Devo stare molto attento per non sollevare sospensione. Vedo delle antenne. Una bella aragosta si è nascosta qui sotto, ma anche questa non la posso toccare. Una sorgente d'acqua dolce esce direttamente a mare. Guardo il panorama, è uno spettacolo. Sulla destra c'è l'ingresso della prossima grotta. Lascio la boita fuori e mi dirigo verso la grotta. Forato dappertutto, il vento e l'acqua hanno aperto la montagna in varie direzioni. Che colori che ci sono. A tratti l'acqua è opalescente, il segno che l'acqua dolce si mischia all'acqua salata. Finalmente sono fuori, una sensazione magnifica. È incredibile la bellezza di questi posti,
anche se non ho preso un pesce. Comincio a rientrare, sono passate 3 ore. Devo attraversare il canale per dirigermi verso la scogliera e l'isolotto del pan di zucchero. Non so quanta distanza ho percorso. Non ho preso un pesce, ma è veramente bellissimo. Guardo intorno e inizio la traversata, per paura di qualche barca di passaggio. Ancora un po' e sono arrivato. Che spettacolo. Arrivo sotto la scogliera. Sembra che sia sospeso nell'aria. Provo un agguato, ancora non ho preso un pesce. Naturale attraversa l'isola alle mie spalle. Lo attraverso. Il gioco di colori è incredibile. Parole per descrivere questi colori. È veramente bellissimo. Finalmente arrivo in un punto conosciuto. Questa guglia me lo indica. Preparo con cura l'immersione.
trasparenza dell'acqua trae in inganno. Di cefali. Che strano questa profondità, ma non vedo altro. Dirigo verso il secondo arco naturale. Meraviglia delle meraviglie. Non so come descrivere, posso solo ammirare. Preparo l'immersione e guardo verso l'alto. La scogliera si innalza con queste guglie incredibili che fanno un contrasto tra cielo e terra. Guardo intorno e veramente non so proprio cosa dire. La natura qua ha fatto veramente un miracolo. Sono proprio tutti i colori dell'iride. È incredibile.
Comincio il rientro attraversando il canale. Sono passate 4 ore e sono stanco. Non ho preso un pesce, ma le emozioni non sono mancate di sicuro. Finalmente sono arriva, guardo il pan di zucchero. Le emozioni non hanno.